Ciao a tutti e rieccoci al consueto appuntamento annuale riguardante le mountain bike rock rider di Decathlon per l'anno 2020. Il video illustrerà le specifiche di 13 modelli offerti con prezzi che partono da 540 euro fino ad arrivare a 2400 euro. Non solo, ma cercherò di comparare alcuni modelli tra loro per identificarne le differenze. Ricordo che la registrazione a questo canale non vi costa nulla. Cliccando sul bottone e alla relativa campanella avrete modo di ricevere delle notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Partiamo con la Rock Rider ST 540 dal prezzo di 460 euro. Il telaio in alluminio, la forcella non è specificata ed ha un'escursione di 100 mm. Sospensione non presente, la trasmissione è un Shimano Altus, doppia corona all'anteriore 22-36 denti, con cassetta 9 pignoni 11-36, freni idraulici Tektro, con dischi da 160 mm sia all'anteriore che al posteriore. Le ruote non sono specificate, sono da 27,5. Copertoni Rock Rider All Condition. Rock Rider ST 530 da 500 euro, telaio in alluminio, forcella non specificata da 120 mm di escursione, sospensione a molla Rock Rider Uffit da 120 mm, trasmissione Rock Rider con monocorona da 32 denti e cassetta da 9 pignoni 11-42. I freni sono Tektro, due freni a disco da 160 mm all'anteriore e al posteriore, ruote da 27,5 e gomme Rock Rider All Condition. Rock Rider ST 540S da 600 euro. Telaio in alluminio, forcella non specificata da 120 mm, sospensione ad aria X Fusion E1 da 120 mm, trasmissione Shimano Altus con doppia corona 22-36, pacco pignoni da 9-11-36, freni Tektro con dischi da 160 mm sia all'anteriore che al posteriore, ruote da 27,5 e gomme Rock Rider All Condition. Se andiamo a fare una comparativa dei modelli ST 500, quello che salta subito all'occhio è che tutti hanno lo stesso telaio in alluminio, tutte hanno gli stessi freni Tektro, con dischi da 160 mm all'anteriore e al posteriore. Tutte hanno le stesse gomme Rock Rider All Condition da 27,5 pollici. Quello che cambia sono le forcelle, dove la prima ha un'escursione da 100 mm, la seconda da 120, così come la terza. La sospensione sul modello 540 non è presente, sul 530 c'è una sospensione a molla da 120 mm di escursione, mentre la 540 ha una sospensione ad aria, sempre da 120 mm di escursione. Come trasmissione la 540 monta un Altus, doppia corona, così come la 540S, mentre la 530 monta un monocorona da 32 denti, con pacco pignoni a 9 velocità 11,42. Rock Rider ST 900 da 700 euro. Telaio in alluminio, forcella RockShox 30 Silver da 120 mm di escursione, non ha una sospensione centrale, la trasmissione è uno SRAM X1000, monocorona a 32 denti. La cassetta ha 11 pignoni 11,46. I freni sono Tektro, freno a disco davanti da 180 mm, quello posteriore da 160 mm. Le ruote sono da 27,5 e le gomme sono Rock Rider All Condition, versioni light, più leggeri di 230 grammi rispetto ai modelli precedenti. Rock Rider ST 900S da 900 euro è la versione full rispetto alla precedente. Il telaio in alluminio, la forcella RockShox 30 Silver da 120 mm, questa volta troviamo una sospensione X Fusion 02 Pro da 120 mm, trasmissione SRAM X1000 con singola corona da 32 denti, cassetta 11 pignoni 11,46, freni Tektro con disco 180 mm all'anteriore e 160 al posteriore, ruote da 27,5 e gomme Rock Rider All Condition Light. Andando a comparare i due modelli, l'unica differenza che troviamo, oltre al prezzo che è più alto di 200 euro, è dovuta dal fatto che una monta la sospensione centrale X Fusion 02 Pro da 120 mm. Tutto il resto è uguale e preciso. Rock Rider XC 050 da 850 euro, telaio in alluminio, forcella RockShox Judy da 100 mm. Il modello è un hardtail, quindi non ha sospensione. La trasmissione è uno SRAM SX monocorona 32 denti, con cassetta 12 velocità, pignoni 11,50.
I freni sono Tektro con doppi pistoncini e dischi 180 mm all'anteriore e 160 al posteriore. Le ruote sono da 29 pollici e le gomme sono Hutchinson Toro 2. Questa bicicletta è piuttosto unica, non avrà comparativa con le altre. E iniziamo a salire di qualità. Rock Rider XC100 da 1000 euro. Telaio sempre in alluminio, forcella Manitou Markor da 100 mm di escursione, non ha sospensione, la trasmissione è uno SRAM NX Eagle, singola corona da 34 denti, cassetta 12 velocità 11,50. Freni sono Tektro, doppi pistoncini, con freno a disco 180 mm all'anteriore e 160 mm al posteriore. Le ruote può montare 27,5, 27,5 Plus e 29 pollici, mentre le gomme sono Hutchinson Toro 2. Rock Rider XC100S modello full da 1300 euro. Telaio in alluminio, forcella Manitou Markor da 120 mm. Questa volta troviamo una sospensione Manitou Radeon Expert da 120 mm. La trasmissione è uno SRAM NX Eagle, corona singola da 34 denti, cassetta 12 velocità 11,50. I freni sono SRAM Level, disco anteriore da 180 mm e quello posteriore da 160. Può montare ruote da 27,5, 27,5 Plus e 29 e le gomme sono Hutchinson Toro 2. Rock Rider XC100 27 pollici e mezzo. È molto strano perché essendo un modello full non lo chiamano S ed è molto simile al modello precedente. Il prezzo è di 1300 euro, il telaio in alluminio, la forcella Manitou Markor 120 mm, sospensione Manitou Radeon Expert da 120 mm, la trasmissione SRAM NX Eagle, corona da 34 denti, cassetta 12 pignoni 11,50. I freni, che sono diversi dal modello precedente, sono Tektro, pinze a doppi pistoncini, dischi 180 all'anteriore e 160 al posteriore. Le ruote, anche se la bici si chiama 27,5, sembra possa ospitare 27,5, 27,5 Plus e 29 pollici. E le gomme sono Hutchinson Toro 2. Il modello XC100 costa 300 euro in meno, perché gli manca la sospensione centrale. Tutte e tre le bici hanno il telaio in alluminio, le stesse ruote e gomme e la stessa trasmissione SRAM NX Eagle. La XC100 monta una forcella da 100 mm di escursione, mentre le altre due da 120 mm. La XC100S e la XC127,5 montano la stessa sospensione centrale. Per quanto riguarda i freni, invece, la Rock Rider XC100 insieme alle XC127,5 montano freni Tektro con pinze a doppi pistoncini, mentre la XC100S monta freni SRAM Level e tutte le bici hanno il disco anteriore da 180 mm e quello posteriore da 160. Rock Rider XC500 da 1300 euro. Telaio ancora in alluminio, la forcella è una RockShox Reba RL da 100 mm. Non ha sospensione centrale, la trasmissione SRAM GX con corona 34 denti, pacco pignoni 12 velocità 11,50. I freni sono SRAM Level T con dischi 180 all'anteriore e 160 al posteriore. Le ruote sono da 29 pollici e le gomme Hutchinson Toro 2. E pian piano arriviamo ai pezzi forti. Rock Rider XC900 da 1600 euro. Il telaio questa volta in carbonio. La forcella RockShox Reba RL da 100 mm, non ha sospensione centrale, la trasmissione è un GX SRAM, 34 denti, la singola corona, il pacco pignoni 12 velocità 10,50. I freni sono SRAM Level T con dischi da 160 mm, ruote Mavic Cross Max da 29 pollici e gomme Hutchinson Skeleton TR. Rock Rider XC900S modello full da 1900 euro. Il telaio anche questo in carbonio, forcella RockShox Reba RL da 120 mm, sospensione Manitou Radeon Expert da 120 mm, trasmissione SRAM GX Eagle, corona 34 denti, pacco pignoni 12 velocità 10,50, freni SRAM Level T con entrambi i dischi da 160 mm, ruote Mavic Cross Max da 29 pollici e gomme Hutchinson Skeleton TR. E arriviamo all'ammiraglia in casa Rock Rider, la XC940 LTD da 2300 euro. Il telaio in carbonio. Monta una forcella di tutto rispetto, RockShox SID Select 100 mm di escursione. Non ha sospensione centrale, la trasmissione è uno SRAM X01 con corona da 34 denti, pacco pignoni da 12, 10,50. I freni
sono Level TL con dischi da 160 mm all'anteriore e al posteriore. Le ruote sono da 29 pollici in carbonio e le gomme Hutchinson Skeleton TR Racing. E veniamo alla comparativa dei modelli XC900. Tutti e tre i modelli hanno il telaio in carbonio. I modelli Rock Rider XC900 e 900S hanno la stessa trasmissione GX Eagle, hanno gli stessi freni Level T e hanno le stesse ruote e gomme. Tutto il resto è diverso, soprattutto il modello XC940 LTD ha un montaggio di tutto rispetto e se si pensa che monta anche ruote in carbonio, il prezzo veramente sembra essere un affare. Sul mio sito internet www.mountainbikingtube.com potrete scaricare gratuitamente il PDF relativo alla comparazione dei modelli. E con questo è tutto. Sarei curioso di sapere se secondo voi la qualità dei modelli Decathlon sia effettivamente così vantaggiosa, a parità di prezzo rispetto alla concorrenza, quindi sentitevi liberi di commentare qui sotto. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di lasciarmi un like se vi va. Ciao e alla prossima!